Mister, una partita che con il calcio di rigore parato da Lewandowski sembrava poter aprire scenari totalmente diversi. All'undicesimo sembrava potersi disegnare tutta un'altra gara. Sì, dal punto di vista emotivo forse potevamo trarre, anzi, sicuramente potevamo trarre vantaggio da quella situazione di gioco. Però poi è difficile giocare quando non si vince un duello individuale e quindi abbiamo preso un gol stupidissimo e niente. E forse, però no, forse abbiamo pagato la partita di Vicenza, ma comunque abbiamo giocato contro una grande squadra, c'è da essere consapevoli che loro sono un'ottima squadra e noi non abbiamo vinto un duello individuale, e questo non puoi portare via la partita senza vincere i duelli individuali. È la prima volta che la vediamo così, forse insoddisfatto della sua squadra, o sbagliamo? No, sono insoddisfatto non della squadra, perché poi alla fine globalmente abbiamo creato tanto, non abbiamo fatto una bruttissima partita. Però quando non si è cattivi da un punto di vista emotivo, da un punto di vista caratteriale, ma un po' per caratteristiche noi non ce l'abbiamo. E questo è un dato di fatto, e quindi sono abbastanza arrabbiato, perché quei giocatori che oggi sono stati chiamati in causa comunque devono, dal punto di vista emotivo, devono dare qualcosa in più. Ma non parlo dal punto di vista tecnico, parlo dal punto di vista emotivo, ma non senza polemica, abbiamo giocato in forte emergenza e abbiamo pagato molto. Posso chiedere anche uno giudizio sugli episodi, perché poi anche gli episodi fanno un po' il risultato alla fine. Esatto. Parliamo del calcio di rigore dato al Pordenone, il raddoppio magari forse in fuorigioco a detta di qualcheduno. Ma questo poi oggi gli episodi, ma come spesso succede, vuol dire anche domenica, anche sabato a Vicenza, gli episodi ci vanno tutto a sfavore, noi dobbiamo anche reagire a questi, una squadra che sta lì giù deve anche reagire a questi episodi, deve reagire a un gol annullato, non so se era da annullare, a calcio di rigore, dobbiamo reagire, dobbiamo avere una capacità di reazione diversa, però niente, voglio dire, abbiamo comunque, dobbiamo guardare avanti, la partita è passata, abbiamo incontrato una squadra fortissima e abbiamo dato troppo spazio, diciamo così. Ecco, nello specifico la direzione arbitrale è piaciuta? Ma non parlo mai degli arbitri, ma la giudicate più voi, ma mi sembra che un po'... Vabbè, lasciamo stare. Mister, al di là delle assenze di questa sera e del fatto che mancano ancora 4 partite, però onestamente sta facendo un po' il conto alla rovescia per il mercato di riparazione in gennaio? No, vabbè, adesso pensiamo alle partite, pensiamo a sabato, poi il mercato di riparazione è fatto per quelle squadre che sono state costruite male, oppure... Che... Il Teramo è una di queste? Ma non lo so, adesso vediamo cosa succede in queste 3 partite, 4. A proposito di sabato, conta di recuperare qualcuno degli infortunati? Eh sì, speriamo di recuperare qualcuno, perché siamo veramente in piena emergenza. Mister, una domanda tattica, come è venuta, quando le è venuta l'idea di Ranieri tra le linee? Beh, perché sapevo che noi perdevamo molto in fisicità, e così è stato anche tra l'altro, voglio dire, siccome dall'altra parte non è che noi siamo furbi, gli altri sono... preparano le partite allo stesso modo, e quindi infatti hanno messo una squadra di grande struttura sapendo che noi non abbiamo una grande struttura, e per la prima volta il Pordenone non ha giocato con Ciurria, Berrettoni, che sono giocatori rapidi, veloci, ma ha giocato con giocatori più fisici, e quindi l'idea di Ranieri era per palleggiare di più in mezzo al campo. L'ultimissima, è fiducioso per la salvezza di questa squadra? Ma io ho sempre lottato per salvarmi, tutte le volte che mi è stata possibile non sono mai retrocesso, quindi non sono fiducioso 100%, però dobbiamo assolutamente avere una transa agonistica importante, come quella che abbiamo messo in campo a Vicenza. Ma anche stasera sono stati episodi, noi reagiamo male agli episodi, quindi reagiamo male, delle volte reagiamo male, poi delle volte ci sono squadre come Pordenone che non... che ti fanno anche reagire male.